questo qua lo chiudo. Ovviamente, ora non mi faccio prendere tempo, nel senso che queste sono le difficoltà. Chiaramente le ho superate, diciamo, come ho potuto e come, diciamo, si può al meglio, quando è stato possibile. Per cui, anche in casa, io per esempio ho attuato delle modifiche. E per il momento sono modifiche, diciamo, un po' arrangiate, perché appunto non è a casa mia, non è a casa mia, però chiaramente, provvisoriamente, comunque anche qua la scelta di aspettare me l'ha presa, magari uno si ingegna, per cui non so se si vede, questo è il mio bagno, sotto io ho una pedana di legno, per cui per arrivare a truccarmi o altro, gli ho avuto questa pedana. E ce l'ho anche in cucina per cucinare. E l'arma lunga quanto tutta la cucina. E ora questa. Qua, diciamo, è un superamento, nel senso, è. Nonostante comunque vedete l'inaccessibilità e me lo ali, è chiaro che questo non mi ferma meglio nell'uscire, quindi alla fine mi sono fatta dare una mano e sono comunque al bancone, al bar. Perfetto. Qua chiamiamolo superamento, come possiamo dire, nel senso che oltre all'avvocato sono una persona anche molto creativa, per cui Pasquale lo sa, e nel senso io dipingo e ho fatto anche delle mostre e la mia casa è piena di quadri, per cui anche questo è un miglioramento di se stesso, nel senso che uno non si Sì. ferma mai, io sono in continua evoluzione, nel senso oltre che professionale anche personale proprio. Sono molto curiosa, l'ambizione a quel punto anche forza. Sì, Questa avere anche è la. tanti interessi diversi, no? In modo Sì, tale che uno sì, sì. rimane sempre impegnato Certo, sì. Non si focalizza nell'evolvere, nel. appunto sul problema e si pianta addosso, ma cerca di imparare più cose possibili e permettersi, diciamo, non mi congioco, però almeno per compensare magari quello che non si ha. Questa è la macchina, quindi io guido, una macchina mia, e appunto superamento, perché se no, come dico io sempre, se avessi deciso di fare vabbè, io posso usare un termine forte, allora quando io voglio ordire, uso il termine ammiccappato, che è un termine che io odio, in realtà odio anche il termine disabile. Ma preferisco parlare di persona o commissione diversa, perché siamo tutte persone e siamo tutte con esigenze diverse, non diversi, perché ci manca qualcosa. E quindi vabbè, però quando voglio colpire, voglio far notare qualcosa, uso la parola mi appara, per cui io dico se non dovevo uscire per fare la spesa, o andare al bar a fare colazione, o al bar a bere un bicchiere di vino, o andare a fare shopping e usare una macchina, se volevo fare la mi appara, quindi una scelta, sarei rimasta a casa, mi prendevo una badante e mi facevo accompagnare dovunque. Chiaro. Invece ho scelto, insomma, di essere indipendente. Chiaro. Qua, anche qua, io ovviamente quando ero all'università non potevo fare la seconda attività come facevano tutti. E quindi fare magari cameriere, lavapiatti, queste cose qua. E anche qua mi sono arrangiata, per cui facevo la pietra per le discoteche della Romagna, oltre che un vista gratis. E lavoravo anche come cassiera. Ovviamente mi hanno licenziato un mese perché era più quello che bevevo che quello che lavoravo. Però no, lavoravo anche qua, c'è stato un adattamento, mi hanno messo l'ordine a bello, io facevo la cassiera, questo locale, il famoso Peter Pan di Riccione. Beh, che è un lavoro anche di fiducia, perché mettere alla cassa un Sì. estraneo. Ovviamente non bevevo quando lavoravo, però, Sì, perché no, conti andavo in sbagliati. fallimento, sì.
Però voglio dire, questo per dire è anche la seconda attività, io benissimo non farla e percepire magari i soldi da papà e mamma, invece no. Hai cercato, certo, Ho come tutti gli cercato studenti. anche questo magari uno per, sia per essere guadagnato, ma anche per, come tutti gli altri, magari guadagnare qualche soldo in più per poter fare un'uscita in più o comprarsi una maglietta in più, insomma questo. Qua anche ho messo insieme anche foto, diciamo, ironiche, e come ho detto prima, l'autoironia salva, è un salvavita, perché Certo. uno non sceglie di nascere disabile, però una volta che si nasce, viene comunque, diciamo, anche in questo l'autostima, no? Per cui questa è un certo benessere. E dove io normalmente quando vado, chiaramente non posso usare le ciabatte e l'acquatoio normale, quindi me ne devo portare. Però qua mi ero dimenticata, per cui avevo lo strascico, l'abito lungo come L'abito nascosto, l'abito l'abito nascosto. nascosto. Sì. Questo è, vabbè, a me oltre appunto il lavoro, non campo solo il lavoro, ma mi piace quindi appunto, ho molti hobby, la pittura, la scrittura, e viaggi, e sono andata a Porto Rico, quindi anche qua, nel senso, come viaggiare, anche qua l'aereo, però anche qui ci sono appunto delle normative per cui non mi ha fermato neanche questo, quindi sono andata a Metti in Porto elenco Rico. dei tuoi viaggi, metti in elenco la Spagna. Sì, come no, mi hanno detto, soprattutto per il clima. Bravo. Anche qui parliamo di autoironia, nel senso, qui ero a fare delle foto perché mi hanno chiesto una foto per la copertina del mio film. E io ho scelto, o meglio, una delle tante, ho scelto però di fare una foto tra i girasoli. Sia perché è un fiore che mi piace perché è appunto la solarità e quindi io amo essere solare e insomma raccomando a tutti di essere solari, ma anche questa è una autoironia, nel senso, e anche qui mentre facevo queste foto è stato divertente perché anche un mio amico che mi ha fatto le foto praticamente mi aveva perso le ampi. E lui mi diceva, vabbè, ma dove sei? Io, ma sono qui, e dove sei? Sono qui, e niente. E quindi abbiamo poi fatto questa foto per far vedere proprio, rende molto l'idea di quanto io alta, diciamolo alta, perché uno vuole vedere quello che vuole vedere, e quindi non mi dico bassa, ma alta. Quindi Certo. sono alta, Quanto in girasole? un po' meno di girasole, un po' meno di girasole. Qua anche, praticamente, anche questa è, a parte un'azione quotidiana, cioè quotidiana nel senso che quasi tutti fanno, però anche qui, praticamente, tutti mi dicevano, no, ma dove vai, ma che fai, cosa fai? E invece io, un giorno, siccome ho questo mio migliore amico che appunto lavorava in palestra, mi sono presentata, là, e ho detto, ma no, ti faccio vedere io, e anche io posso farlo, e quindi mi sono messa, chiaramente mi sono ammazzata, Chiaro. però tra Però l'hai l'altro non, fatto. po sì, Però l'hai non fatto. posso farlo, per problemi fisici non posso, però l'ho fatto, Se no insomma. arriviamo a 39 Però interventi. sì, però posso dire, anche io sono andata in palestra almeno una volta nella vita. Sì, perché io ho fatto, oltre alla disabilità, ho avuto la ricostruzione delle anche. Però ora, come ora, nel 2020, si mettono le protesi. Io invece non ho le protesi. Per cui non posso correre, non posso salire le scale, non posso andare a cavallo, non posso andare in bicicletta, non posso nuotare. Perché io, praticamente mi hanno spaccato le ossa e me le hanno ricostruite così, come falegname. Ok. E all'interno delle mie anche io ho 60 chiodi. Mamma mia. 60 mm a destra, 60 mm a sinistra, Mamma mia. Una all'interno, ferramenta una praticamente. ferramenta. Infatti quando parto e viaggio, come vado nel mio, Suona sì, tutto. suona tutto e ogni volta dalle e mi dico, si spogli, no, ma io non è quello il problema, però vabbè.
Diciamo, e sono una alamita, ecco, se uno mi vuole creare, basta che sia una alamita che fa, ecco. risucchiato. Questa è una foto ironica, ma che è normale, non l'ho fatta apposta, nel senso che se questo è il mio migliore amico, eravamo in un locale, per cui chiaramente è un problema quando vado in un locale, perché la confusione, magari non mi vedono, quindi mi cadono addosso. Però ho anche il rischio di perdermi o avere magari problemi anche diversi. E praticamente questo mio amico mi ha detto: dammi la mano, seguimi. E io ho detto: ma seguimi come? E ho trovato il mio metodo per seguirlo. Il Praticamente cocktail. mettere, sì, praticamente mettere un bicchiere di un mojito nella tasca posteriore del suo pantalone e lo seguivo così. Questa è un'altra azione quotidiana. E anche questa, per dire che sì, ho difficoltà perché io un asse destino è alto per me, quindi non posso usarlo, ma anche qua mi sono ingegnata e questo è un asse destino, è un giocattolo per i bambini. Per cui lo stilo anche, quindi oltre che avvocato sono anche una casa ninja. Anche brava, no? Ormai nata come si vede, però non so. Quindi sai anche stirare, insomma. So anche stirare, sì, so cucinare, come so cucinare. E quindi anche questo va in moto, e anche questo nel senso che magari no, uno è chiaro che, insomma, se uno ha dei problemi molto più seri, è chiaro che ha bisogno di un aiuto, però anche questo nel senso è. Perché non essere o meglio la donna, o meglio la donna, perché la donna debba cucinare. E quindi cucinare, faccio le cene, certo, è ovvio che uno magari fa le cose con i suoi tempi. Con i suoi Chiaro. tempi, nel senso, io ho bisogno un po' più di, o mi avete visto come la spesa, nel senso, quindi fare la spesa, quindi andare 20 volte, se devo fare una cena per 6 o 7, 8, però magari per me stessa un po' di meno, però comunque uno non rinuncia anche a voler, Condividere. sì, a condividere anche a volersi bene a se stessi, perché io lo dico sempre, io anche quando sono da sola mi cucino bene, perché vuol dire amare se stessi. Questo in moto, questo lo posso fare, dipende dalla moto, questa è una delle mie preferite, quindi vado anche in moto. Qua anche è una autoironia, e anche questa è mia, non è stata fatta così la foto, Nel senso che qua siamo andati a fare un fuori porta alla miniatura. E anche qua ho trasformato un aspetto negativo in positivo, cioè che io sono arrivata là e ho detto ai miei amici, ho detto, voi entrate e pagate, io sono bassa, sono più almeno di un metro, io non pago il gratis, quindi sono. Alla fine bisogna anche sapere, diciamo, a chiarirsi su, però alla fine Nell'Italia in uno. miniatura ti trovi a tuo agio. Esatto. E Potevo gli vedere. altri si trovano svantaggiati. Sì. Volevo vedere l'Italia in poco tempo. Allora, io questo qua volevo chiudere, l'abbiamo letto. E allora, ok. Allora, ora, vabbè, abbiamo parlato, insomma, più o meno, no? Quasi alla vita, insomma, diciamo. Quindi, tornando anche al punto di partenza, io farei questo salto, nel senso che, come abbiamo detto, quindi io vivo da sola, difficoltà quotidiana, il superamento. E praticamente nella mia, diciamo, vita attuale, però ovviamente ho fatto un percorso abbastanza lungo, ormai sono 44 anni, per cui praticamente oltre che avvocato, allora, ho fatto l'avvocato come libero professionista, poi sono stata male, ho mandato il curriculum e io sono avvocato in una grande multinazionale, sarebbe l'EMI, quindi faccio l'avvocato all'interno dell'EMI. E qui, come abbiamo detto prima, io ho dovuto appunto rinunciare a questo mio grande sogno.
Perché una cosa è fare Alessia, se ci l'avvocato. stai facendo vedere No, qualcosa. no, 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 no. Ah, Nel ok. momento sto cercando di aprire. Ah, ok. Scusa, no, perché non si. No, 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 non lo so. Sto cercando di unire questa foto in maniera tale che poi vado avanti. Ok, questa la vedi, giusto? Assolutamente sì, la famiglia. Ok. Allora, qua la laurea, esatto, la laurea. E dopo la laurea, mi abbiamo detto, sono diventata avvocato, ho fatto gli esami di avvocato penalista, poi sono stata male, non camminavo più, ovviamente dovevo mangiare, per cui si è presentata davanti a me un bivio, nel senso che se mi fosse capitato spesso di rimanere senza camminare, è chiaro che uno non si può mantenere una casa, uno studio e magari non andare a lavorare per un anno vuol dire non guadagnare, non avere soldi, quindi non mangiare né vivere bene. Certo. Per cui chiaramente rinuncia ad un sogno, ma si mette in gioco un avvocato in una multinazionale. Questo, diciamo, potevo fermarmi qui, ma siccome a me è sempre piaciuto, La come sfida. abbiamo detto all'inizio, aiutare gli altri, quindi volevo fare l'avvocato per difendere gli altri, o quelli come me, partendo da me, allora ho cominciato a. Praticamente ho fatto la domanda, questo è il mio film, Il mio canto libro. praticamente ho fatto la domanda nella commissione pari opportunità alla Regione Marche. Ovviamente prima di fare la domanda è chiaro che bisogna avere un curriculum professionalizzante. Per entrare in commissione pari opportunità o tu hai un supporto politico o appunto tramite curriculum. Io non sono politica per cui avevo un bel curriculum perché io durante la mia professione di avvocato praticamente ho fatto l'avvocato anche in violenza, nelle operative sociali per gli disabili, poi per le donne svantaggiate, per centri di accoglienza extracomunitari e quindi tutto ciò appunto la preparazione, no? Come abbiamo detto prima, uno il destino se lo crea. Tutto ciò mi ha consentito di fare la domanda nella commissione pari opportunità. Quindi non sei una raccomandata. No, no, diciamo, ecco, ma infatti ci tenevo molto a dirlo, anche a me ogni tanto capita di dire, ah, ma anche i concorsi sono tutti truccati. Sì, è vero, perché non posso dire che non è vero, però vi assicuro che se uno studia, se uno si mette in gioco, sicuramente qualcosa lo tiene, perché In io mezzo a anche. tanti raccomandati, magari uno buono se lo prendono, Certo, perché diciamo. per esempio, partendo anche dalla laurea, io ho avuto i più alti alla laurea e anche quando ho fatto l'avvocato, io l'avvocato, non ho il papà avvocato, non ho nessuno a scuola, lo sa, nessuno in famiglia e tra l'altro mi trovavo in una città che non era la mia. Per cui io sono stata più di 2 anni chiusa in casa. Per una come me, magari mi è proprio, non lo so che cosa è, perché io non uscivo neanche per mangiare, mi passavo il mangiare dalla porta. E quindi io ho studiato per 2 anni e ho passato l'esame d'avvocato subito e con il migliore dei voti in tutte le Marche. Dove Madonna. tutti, mi ricordo anche questa scena dove comunque tutti mi dicevano, ma chi è che ti ha fatto mangiare? Io nessuno. Me Nessuno. stessa, me Me stessa. stesso. Lo E quindi niente, studio. quindi dicevamo, ho fatto una domanda per la commissione pari opportunità e l'ho vinto. Addirittura l'ho vinto per 2 volte, cosa che non è mai successo Nella storia. nella storia. No, vabbè, non, questo non lo so, però penso che sia molto ma molto difficile. E all'interno della commissione pari opportunità poi io ero il primo mandato, quindi 5 anni io ero responsabile del gruppo di lavoro di legislazione paritaria. Al secondo mandato fino a quest'anno, quindi io ero responsabile nel settore inclusione sociale. Quindi tutto il campo dell'inclusione regionale.
quindi mi chiami, mi chiami, mi chiami, in più sono praticamente componente della consulta regionale dell'EMA, e questo a livello regionale, e poi sono il direttivo dell'associazione Parapletici della regione Marche, e anche qua non sono parapletica, ma praticamente per Ti la occupi. Ecco, forza, la battaglia, e faccio, praticamente ho fatto una domanda, e anche qua per il curriculum mi hanno presa. Sono tutti ruoli che io non sono cambiata, questo ci tengo a sottolinearlo, nel senso è, non è che uno per forza deve fare, sì, uno deve fare il lavoro e vuole, perché uno si deve formare ovviamente, però questo per me è sempre bisogna migliorarsi. Per certo. cui io, anche le mie difficoltà, nonostante un lavoro che ho buonissimo, non buono, potevo benissimo starmene a casa, tornare a casa, e anche perché io lavoro un po' pieno, per cui non potevo anche starmene a casa, invece no, aiuto gli altri attraverso questi ruoli, perché ritengo che aiutare gli altri aiuta anche me stessa. E quindi sono fedele, ora è il mio primo principio di quando volevo diventare avvocato, quindi aiutare gli altri partendo da me. E Perfetto. da ultimo, e poi non è poi tanto lontano, sono da 6 anni a questa parte, io faccio parte, questo io, la CBA, nel senso che appunto difendo i diritti di tutti, per cui io partecipo attivamente anche a manifestazioni lascivi Rivoluzionaria, sì. rivoluzionaria in prima linea. Quando sono andata l'anno scorso al Metrolaio mi hanno letteralmente travolta, però io in prima linea su tutte le RAI, praticamente. Ma non perché volevo esserci, ma perché per forza davanti, essendo piccola, se non mi perdevo, però mi hanno visto tutti. Praticamente, se non volevo che mi vedessero, mi hanno visto tutta Italia. Qua Fantastico. io nel mio ruolo, nella commissione, abbiamo detto che ho fatto questo film che parla appunto della mia vita e tutte le sue sfaccettature, sia belle che problematiche. E io qua ho girato, io ora ci siamo fermati per il Covid, ma io ho girato nelle scuole, nelle università, nelle amministrazioni comunali, regionali, fare dei film, ma ci tengo anche a dire questa cosa. Io il film non l'ho messo su YouTube proprio perché volevo che le persone vedessero me e facessero le domande a me. Perché se lo mettevo, se l'avessi messo online, magari uno lo vedeva, bello, bello, complimenti, e finiva là. Invece, così, come vedete, tra l'altro è tipo a mo' nell'attimo fuggente, e qua sono in un'università, in un ateneo, praticamente sono voluta salire sopra la cattedra, Sì. proprio per dare, diciamo, un segnale molto forte. E anche qua però c'è l'autoironia, perché se vedete in prima foto ci sono dei ragazzi in fondo, ma nel senso è mi sono voluta abbassare, tra virgolette, alla loro leggerezza, per cui anziché stare lì alla cattedra a parlare 3 ore, mi sono voluta mettere sopra la cattedra e parlare di me e accogliere le domande. Fantastico. Ora, altro ruolo che io ho da 6 anni, cioè ne ho tantissimi, però io sono nel sindacato e sono ovviamente nella Unitec, perché ovviamente la mia azienda è petrochimica, però sono anche nel consiglio regionale Unitec, quindi sono nell'azienda, nel consiglio regionale Unitec, e sono componente nazionale nel coordinamento pari opportunità sindacale, quindi a Roma, dipendo da Roma, quindi. Ma hai anche il tempo per dormire? Sì, Ah, dormo no. poco, mentre lavoro dormo, no, quindi. Quindi anche questo, quindi anche qui questo altro ruolo, qua praticamente un po' le proiezioni del film, quindi anche in televisione. Sì, sono andata, sì, come dicevi tu prima,
sono andata molto spesso in Rai. Io ti ho visto in Rai, Sì, sì, mi sono ricordo. andata sia una mattina, più volte, e poi per 3 anni sono stata testimonial sempre alla Rai per Teleton, perché appunto io ho una patologia genetica rara, per cui mi hanno chiesto di fare la testimonial, e l'ho fatto per 3 anni. Insomma, qua Non abbiamo ho... un personaggio, altro che questo è un personaggio. Sì. Oltre, e niente, questa poi è un'altra bella foto, nel senso che chiaramente aiuto anche persone, aiuto non è una parola giusta, perché probabilmente, anzi, quasi certamente sono loro che aiutano me, nel senso che alla fine frequento vari contesti, vari ambienti, e le trovo tutte, nel senso questo è una squadra di basket, a Rocina, e ho presentato, appunto, ho fatto da testimonial nelle partite che giocavano qua in casa a Fano. Una delle mie ultime, diciamo, messe in gioco, qua c'è Bonini Brumer, ma non è tutti, per chi non la conoscesse, è una giornalista. E praticamente anche questo è stata una delle mie ultime prove, diciamo. Allora, io Performance. non sono politica, lo ripeto, non vorrei esserlo, la mia esperienza politica è stata questa. E mi sono annidata per la mia città l'anno scorso e lo slogan era appunto per una fama all'altezza di tutti. E anche qui perché l'ho fatto? Ovviamente non per i soldi, perché quando andavo in televisione la prima cosa che specificavo era questa, nel senso che per chi non lo sapesse, ovviamente se io ho uno stipendio molto alto, cioè meglio buono per il lavoro che faccio, è chiaro che non è che andavo a fare consigliere comunale. Per cui, o meno l'assessore, perché comunque sicuramente quando di più io. E mi sarebbe anche costato molto a livello di tempo, nel senso che sicuramente magari avrei dovuto prendere l'aspettativa. Però mi sono voluta mettere in gioco e mi sono, diciamo, qualificata, se si dice così, con una lista civica di ragazzi giovani, più giovani. Ho scelto la parte, diciamo, più piccola. C'erano ragazzi dai 18 ai 25 e io ero la vecchia. La zia. La zia, la nonna, infatti quando parlavano, e noi giovani, si chiamava, infatti si chiama noi giovani, io dicevo noi giovani, vabbè. Oh. E anche qua appunto mi sono messa in gioco proprio perché volevo far vedere alla società, insomma, che si può fare, non politica, ma ci si può mettere in gioco anche non avendo bisogno di un aspetto, un riscontro economico. E poi io, devo dire la verità, ho fatto questa scelta perché semplice. C'è chi lo fa perché appunto vuole diventare politico, no? Io invece sono partita al contrario. Avevo e ho ruoli nazionali, regionali e altro. Questo sarebbe stato il ruolo più basso. Però ho detto, ma io faccio tutto per tutti, perché non farlo per la città in cui vivo? Non ho passato le elezioni comunali, ho buoni voti, però chiaramente io, devo dire la verità, ero in ospedale, quindi questo lo vogliamo anche dire, perché io negli ultimi 2 anni ho subito 13 interventi. Quindi un mese sì, un mese no, io ero in ospedale, ora ho convalescenza, poi mi operavo di nuovo, ho convalescenza, mi operavo di nuovo. Cioè, lavoravo, per cui io non ho fatto una campagna elettorale, ho fatto semplicemente quello che facevo sempre. Quindi ho fatto i convegni, ho fatto incontri, ho relazionato Conferenze, queste diverse robe. conferenze, queste cose qui, e quindi in automatico ho partecipato, insomma, alle lezioni. E più. E Beh, va insomma, avanti. una vita impegnata, diciamo. Sì. Molto impegnata. Qua è quando avevo lo studio di avvocato.
Poi è la commissione pari opportunità, l'abbiamo detto. La commissione pari opportunità secondo mandato, questo sono io. Qua appunto fai all'ordine del giorno anche interviste. Hai Eleton. Questa era sempre quella di Giasoli, questo è il mio documentario. E qua è appunto durante l'udienza penale. Questa sono io. Basta. Beh, insomma, uno spettacolo, Diciamo sì, anche io molte volte mi fermo, non so dove ho il tempo di fare tutto questo, Io però. avevo anticipato, no, all'inizio dell'intervista, avevo anticipato che saresti stata una sorpresa, no? Però in realtà io alcune cose me le ero perse, non pensavo avessi tutti questi incarichi, neanche Berlusconi. E quindi, Ho cominciato a comprare io, capito? eh Nel senso sì, che tu ora sei mi sto partito dall'alto e comprando, mo, capito, sì, ora mi vai. sono comprata la casa, niente, l'ultimo step, l'ultimo sarà quello del matrimonio. Ma Senti, siccome non mi Ale, voglio sposare, ah capito? Allora sì, ho no, lasciato per l'ultimo. quello è l'ultimo degli obiettivi. No, anche perché comunque essendo in pari commissione, sono per le pari opportunità, quindi avere un uomo a fianco e mi sopporta un po' difficile. Sì, direi di sì. Questo Perché? carattere, sì, difficile. Sì. Però diciamo che c'è anche qua la cosa mia, no? Nel senso che anche qua c'è l'aspetto positivo. Non ci sono mai a casa, quindi voglio dire, il mio potenziale uomo potrebbe essere meno tranquillo, Tranquillo. single comunque. Ok, senti Alessia, vuoi mandare un ultimo messaggio a chi ci ha ascoltato, ti ha ascoltato, un messaggio, ecco, su come affrontare la vita, anche se poi in realtà ce l'hai abbondantemente con più sfaccettature detto, però diciamo se hai proprio un No, allora messaggio. io. Sì, concluderei, ma alla fine riassumerei più o meno quello che abbiamo detto, nel senso che sicuramente mi posso definire una persona vincente. Vincente però non lo si è mai, ci tengo a dirlo, perché ogni giorno, in ogni momento la vita ci mette davanti a delle difficoltà, quindi non lo si è mai, ma forse lo si è ogni giorno. Per cui sta a noi scegliere anche ogni giorno. Sicuramente si sceglie in partenza, ma non è mai troppo tardi. Possono sembrare contraddittorie queste cose che io dico, ma non è così. Nel senso che chi mi sta ascoltando e finora magari, non lo so, è un disabile o comunque una persona che ha problemi anche fisici, e finora magari non ha avuto il coraggio, la forza, magari anche semplicemente di andare a fare la spesa, io consiglierei perlomeno di provarci e non mito, perché non mito è facile, assolutamente. Però ogni provarci è non solo una volta, più volte. E questa cosa non è solo nel campo appunto degli assiomi concreti quotidiani, ma non ogni campo. Non è quello professionale, quello formativo, quello personale, quindi interessi, hobby, ma anche le varie difficoltà, perché anche le persone possono sembrare appunto come me, esempio, vincenti, e magari lo sono, non è detto che non abbiano poi delle paure o Delle appunto, sì, le debolezze. molestie, perché per esempio, un'altra cosa è un esempio questo. Ah no, però dipende da noi. E perché dico questa cosa? Perché sia quando facevo l'avvocato, ma sia ora, anche quando io, sia per lavoro, che anche quando esco semplicemente a prendere una birra, non è semplice neanche per me dovermi rapportare con gente nuova. È chiaro che se tu sei un amico, un migliore amico, ti conosce, ti dà una mano, ti aiuta. Ma quando uno, con io il problema che ho è l'altezza, esempio,
Voi immaginate quando io vado in un bar, un pub, quando vado a fare una conferenza o quando andavo anche, mi è capitato, quando ero all'inizio e si facevano queste grandi cene, questi grandi locali dove magari c'era il buffet o le scalinate, io chiaro, ero comunque una persona a buon che facevo, mi andavo dalle persone che mi dai la mano, cioè, mi vergognavo anche io, però anche là io ho attuato delle dinamiche, mi sono ingegnata perché, e lo faccio tuttora, quindi a ognuno di noi può trovare il modo giusto per non solo reagire, ma anche risolvere il problema. Nel senso che se io esco con Pasquale, per esempio, Pasquale, io così facevo e faccio. Lo faccio venire con me Pasquale. Pasquale mi conosce e sta e io al bancone non arrivo e quindi mi prende la birra dal bancone. Io lo faccio sempre, ma perché lo faccio? Non per farmi accompagnare da Pasquale, ma perché il pallino è in quel momento, non mi conosce e vede che Pasquale fa questa cosa. La seconda volta io Pasquale non lo faccio venire e il pallino sa due cose. Uno sa di cosa io ho bisogno E e due sa non lo può fare. e lo può fare. Sì, Sì, perché esatto. poi spesso magari uno lo vuole fare, però ha Certo. paura di offendere, no? Esatto. Questa Di è un'altra mettere cosa. a disagio. Sì, questa è un'altra cosa che io so il mio sempre, soprattutto io non faccio coaching, mi piacerebbe farlo, ma mi piacerebbe farlo anche con i disabili, soprattutto con i disabili, perché molti disabili si lamentano. Ah, però, e vedi, guarda, io non mi aiuto, ah, vedi, guarda, non ci arriva a dire che io non posso, no, non ci arriva a dire che tu non puoi, se tu non glielo fai presente. Sì, ma A perché uno me, si sente anche, no, io mi ma metto dall'altra uno parte e ti senti pensa che anche un male perché imbarazzo. dici magari vado, Sì, cioè, sì. se uno non me lo chiede un aiuto, darlo, Può essere anche può essere un'offesa, può essere un'offesa, no? un'invadenza Sì, nella assolutamente propria d'accordo. persona. Quindi voglio dire, qualsiasi campo, quindi torno a dire, torniamo a dire, e qualsiasi campo, qualsiasi situazione, ma ogni giorno, ogni minuto, dipende comunque da noi Come come affrontare? reagiamo, come affrontare. Quindi è questo, il segreto, diciamo, secondo me, nell'essere vincenti nella vita, parte tutto da noi. E non è mai troppo tardi per imparare, né per imparare, né per mettersi in più, quindi questo. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, Alessia, qua ci sarebbe da stare ancora, non so, le ore, però. Basta, non ti rubo più tempo. No, Ti ringrazio per la partecipazione, ma soprattutto perché questa è stata secondo me, una delle interviste più interessanti perché, come dicevamo proprio all'inizio, è proprio l'essenza di quello che vuole essere il messaggio di questa rubrica. Quindi chi meglio di te poteva esprimere, no? Con la forza, con tutto quello che ci hai fatto vedere, con tutti i tuoi obiettivi, superamento di tutte le varie barriere, no? Tutti quegli interventi, tutte le robe che ci hai detto, che sono cose che tu vivi come se stessi quasi, cioè quello che trasmetti è che tutte queste robe qui che ci hai raccontato, cose, sì, un po' di normale. fastidio, no? Un po' come quando c'hai la zanzara che ti, sì, un po' di fastidio, nulla. E invece no, sono No, 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 robe no, perché comunque veramente. qua io lo so, ognuno sempre, nel senso, chiaramente fa male l'occhio della gente, il giudizio della gente, o anche fa male non poter fare tante cose che gli altri fanno, o magari arrivare al bancone della spesa non poter arrivare a prendere Chiaro, una chiaro. cosa, Però quindi. come tu ce l'hai posta, no? È Cioè, è doppia, è talmente. doppia, è doppia la cosa, nel senso che prima devi combattere con te stesso, nel senso che nel momento in cui tu sei sopra, lo sa fare, devi tu razionalizzare e dico, ah cavolo, non ce la faccio, quindi la consapevolezza dei tuoi limiti
poi devi trasmettere agli altri, perché io non riesco, quindi o mi aiuti o mi metti nelle omissioni di farlo, quindi superamento del limite. No, insomma, è veramente tanto di cappello perché cioè, sono situazioni toste che però tu superi come se attrezzandoti, ecco, mentalmente, che avevi cercato tutte le soluzioni e infatti poi ti hanno portato, no? Questo modo di fare, questo modo di essere, ti ha portato poi a condurre una vita più che normale, nel senso che cioè, hai raggiunto tanti di quei obiettivi, risultati che cioè, quanti no? riescono a raggiungere. Quindi veramente complimenti e niente, ti ringrazio ancora Grazie a te, grazie a e voi. niente, Alla prossima. alla prossima. E per tutti quelli che ci hanno seguito, se anche questa intervista vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace che ci aiuta a capire se è la strada giusta. Se avete commenti su questa intervista di Ale con Alessia, se avete dei suggerimenti, metteteli pure in pagina nei commenti. E qualora qualcuno di voi avesse la propria storia da raccontare, che può essere d'aiuto a tutti, e mi contatti in privato così ci sentiamo e valutiamo insieme. Grazie e ciao a tutti. Ciao Alessia, Ciao, grazie ancora. ciao, 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 ciao. ciao.